personalmente sono molto contento che Paul Davis abbia accettato questo invito a tenerci questa lezione, questa conferenza su il codice Conner, ruolo e importanza negli studi rinascimentali sull'antichità. Dico solo due cose su Paul. Insegna ancora, credo, all'Università of Reading, anche se è. Ecco, io spesso quando presento qualcuno mi viene in mente sempre una bella metafora, che è la metafora che usa Isaiah Berlin quando parla di, usando una metafora di Archiloco, quando parla della volpe e del riccio. No? Archiloco dice che la volpe sa tante cose, il riccio ne sa una grande. Ecco, Paul Davis secondo me è un esempio proprio del riccio, cioè di una persona che si è dedicato, ha dedicato, credo, più di 40 anni di studi, soprattutto su di un tema, che è il tema dell'architettura rinascimentale. E architettura rinascimentale, anzi, lui si è specializzato, direi, soprattutto su ancora una sotto. Un sottoinsieme dell'architettura rinascimentale, vale a dire più che altro ha studiato architettura rinascimentale del Veneto, ha studiato soprattutto San Micheli, ovviamente ha studiato Sansovino, ha scritto anche su Palladio, soprattutto comunque l'ambiente veneto e in particolare ovviamente San Micheli. Insieme al suo collega, amico David Hemsel, ha scritto la monografia fondamentale su questo architetto e poi ha scritto diversi altri contributi dedicati pure sempre a San Michele. Io direi che l'altro, mi sembra, leggendo le cose che ha fatto, che un altro, diciamo, focus della sua ricerca è stata, e credo che sia ancora, la ricerca sui templi a pianta centrale nel Rinascimento. Credo che ci stia ancora lavorando. Templi a pianta centrale, che appunto lui ha indagato in vari diversi saggi su diversi tipi di chiese, appunto, a pianta centrale dell'epoca che dicevamo. Ovviamente, quindi sa molto bene queste cose e le ha studiate attentamente, sicuramente su alcune di queste, su San Micheli, è appunto sicuramente la persona, l'autore più importante, fondamentale. Per capire l'architetto veneto. Ma oltre a questo, ha studiato anche, per questo l'abbiamo chiamato spesso, anche i disegni d'architettura rinascimentale. Ha studiato i disegni di architettura rinascimentale, tra l'altro, ha scritto un saggio molto importante, credo, interessante, sulle scale di rappresentazione, su come, diciamo, nei diversi disegni di architettura le scale siano state importanti, che tipo di scala, in che modo viene usata la scala. E oggi ci presenta un tema che è un tema centrale per la riflessione che vogliamo fare sul disegno dell'antico, e cioè il codice Conner. Ovviamente lui ci illustrerà bene di che si tratta, quando lo possiamo datare, eccetera. Quello che possiamo dire però, che vorrei dire così, anticipare, è che il codice Conner è uno degli codici dell'antico più importanti nel momento in cui è stato pubblicato, nel momento in cui è stato compiuto, che è pubblicato, ovviamente. È stato, diciamo, fatto. È un codice che anche Michelangelo apprezzava. Michelangelo parlava di un manuale esemplare, perché per la prima volta in modo tendenzialmente esatto. Anzi, se non sbaglio, proprio nella stessa intestazione del codice, c'è la rivendicazione della precisione delle misurazioni che sono alla base di questi disegni. E quindi è forse il primo così preciso codice che raccoglie tanti edifici antichi con questa precisione. Con questa precisione e anche con un livello di qualità della rappresentazione assai alto, anche con delle cose interessanti da un punto di vista dell'uso della prospettiva, per esempio, in alcune sezioni prospettiche. Ma in ogni caso è un codice che appunto ha rivestito in qualche modo la base
sulla quale poi più tardi saranno poi pubblicati i trattati a stampa sull'antichità, quindi soprattutto il quarto libro di Serlio, che sicuramente è debitore di questa raccolta, che ha un'importanza decisiva proprio per la sua qualità. Poi vedremo, perché Paul ci spiegherà che l'estensore, il disegnatore del codice, non disegna un'antichità ricostruita, ma disegna l'antichità così come la vede, così com'è. Quindi cerca di essere il più possibile esatto nel riportare nel riportare le misure e quindi le forme degli edifici antichi. Come diceva Raffaello, me ne dà luce Vitruvio, ma non tanto che basti. Questo codice Conner forse aggiungeva per gli architetti di allora un po' di luce proprio sulle forme dell'antichità. Quindi sono molto contento e molto attendo con molto piacere questa conferenza, e lascio che Paul ci racconti il codice Conner. Grazie, Paul. Prego. Grazie, Gianfranco. Desidero dire innanzitutto e chiedo un po' di pazienza da parte dell'udienza, perché il mio italiano è un po' imperfetta e spero che sia comprensibile. Allora, devo chiudere la porta e comincio tra poco. Il codice Conner, tra i più celebri libri di disegni del Rinascimento italiano, come ha già menzionato Giampaolo, contiene 400 disegni più o meno, su 134 fogli, di cui la maggioranza sono di edifici antichi, il resto di edifici moderni costruiti nella città di Roma nei decenni intorno al 1500. Anche se è stato pubblicato interamente nel 1904 da Thomas Ashby, è stato l'oggetto di studi scientifici susseguenti. Il ruolo e importanza del libro rimane essere chiarificato. Ma prima di analizzare questo libro, desidero offrire qualche parola introduttiva sui problemi affrontati dagli architetti e antiquari del Rinascimento in provare a capire l'architettura antica, perché è su questo sfondo che si deve misurare l'importanza del codice Conner. Oggi è difficile immaginare un mondo in cui non si sapeva quasi nulla di architettura classica, in cui non si sapeva le regole, i nomi degli elementi architettonici, i precetti fondamentali su cui l'architettura classica fu fondata. Però questa era la situazione all'inizio del Quattrocento italiano. Era per gli architetti e antiquari del giorno quasi una tabula rasa. Nonostante questo problema, c'erano delle fonti che potevano usare per capire l'architettura classica. Qui si vede un'immagine del codice Conner e poi andiamo avanti al problema di capire l'architettura antica. Le fonti erano di tre tipi. In primo luogo c'era il testo classico, in cui
si descrive l'architettura classica in cui si dà informazione di come si può costruire in questa maniera. C'erano testi come il Vitruvio, come si vede qui a destra, in un esemplare medievale di Celestà, con disegni, uno dei po pochi esempi con disegni prima del Rinascimento. Poi c'è Plinio il Vecchio, che ha scritto molto di architettura nel suo Naturalis Historia, e anche altri scrittori antichi, Plinio il Giovane, Trontinus, Frontino. E da questi testi, gli architetti rinascimentali e gli antiquari potevano desumere idee sull'architettura classica. Una seconda fonte è le immagini di architettura antica che si trovava sulle monete antiche e in rilievi antichi, che mostrano gli edifici antichi prima del degrado subito attraverso i secoli. E qui si vede un'immagine di una moneta del periodo di Vespasiano e il tempio di Iove Capitolino. Il terzo fonte, la fonte più importante, è gli edifici stessi, le rovine che sono rimasti del periodo antico. Ma nonostante le sopravvivenze di queste fonti, rimanevano problemi grossissimi in apprezzare e capire questi fonti. Problemi che si può analizzare secondo ognuno di questi fonti. E cominciamo con il problema dei testi. I problemi di questo genere possono essere suddivisi in quattro. Il primo problema era un problema della lingua. I testi antichi furono scritti ovviamente in latino, ma in questo si trova un problema, perché gli architetti del Rinascimento in genere non potevano leggere il latino. Quindi dovevano chiedere aiuto dagli studiosi, dagli antiquari. Dall'altra parte, gli studiosi, gli antiquari, potevano leggere il latino, ma in genere non potevano disegnare. Quindi ci voleva una collaborazione fra i due, o altrimenti una combinazione dei due campi di ricerca per avanzare la comprensione di architettura classica. Un secondo problema era il gergo. Il linguaggio di architettura classica è di origine greco, e di conseguenza le parole descrittive per gli elementi erano greche. Parole come entasi, triglifo, stilobate, dorico. Erano parole difficili a capire non solo per gli architetti, ma anche per gli antiquari, che non parlavano greco, non leggevano greco per di più.
Qui si vede un esempio del problema. Un disegno di un architetto rinomato, Francesco Di Giorgio Martini, che intorno al 1490 stava lottando con il problema di associare i nomi degli ordini con i tipi di capitello che aveva visto fra le rovine. Secondo la nostra conoscenza delle forme antiche, le didascalie attaccate ai disegni da Francesco Di Giorgio sono quasi tutte sbagliate. In alto è un capitello ionico a cui egli dava la didascalia dorico. Poi c'è un altro capitello ionico. E questa volta la sua didascalia è giusta. Infine, c'è un capitello dorico che pensava essere un capitello ionico. Sembra una serie di associazioni pazzesche. È chiaro che per lui un capitello non era identificato dalle forme stesse, come oggi, ma dalle proporzioni. Un capitello alto, dal collarino fino all'abaco, è ionico. Un capitello senza un collo è un capitello dorico. Un terzo problema è il problema di testi corrotti. Durante il Medioevo i testi antichi erano copiati parecchie volte e nella procedura di copiare il copista ha fatto degli sbagli o quando ha incontrato una parola strana, ha sostituito la parola con una parola nota o ben nota. Ad esempio, Vitruvio nel suo trattato discute i vari intervalli fra le colonne che si potevano usare in architettura classica. Uno di questi intervalli è Ariostilo, l'ultimo che si vede qui, questo è Ariostilo. È di quattro intervalli, moduli, o più. Ma quando Buonaccorso Ghiberti, alla metà del 400, ha provato di tradurre i passi di Vitruvio, egli ha trasformato templi ariostili in le case di Aristotele. Allora, non è del tutto chiaro che lo sbaglio era uno spaglio suo o uno spaglio presente nel manoscritto che lui ha usato da tradurre l'originale. Ma illustra questo esempio il problema di usare questi testi corrotti. Un quarto problema è il problema dell'ambiguità. I testi antichi, specie Vitruvio, non erano sempre chiari. Leon Battista Alberti, ad esempio, ci offre una critica di Vitruvio, che
illustra la sua frustrazione con il testo antico. Dice: sentivo come, cosa grave, che tanto numerose insegne fatiche degli autori fossero andate perdute per l'avversità dei tempi e degli uomini, a tal punto che, in mezzo a tante rovine, un'opera sola è scampata, giungendo fino a noi, quella di Vitruvio. Scrittore certo assai competente, ma tanto guastato nei suoi scritti, e mal ridotto dai secoli, che in molte parti vi si notano lacune e imperfezioni. Non solo, il suo eloquio non è curato, sì che i latini direbbero che è volute apparire greco, i greci latino. Il fatto tuttavia basta da sé a provare che il suo linguaggio non è latino né greco, sì che per noi è quasi come se non avesse scritto nulla, dal momento che egli scrisse in modo a noi non comprensibile. Allora, qui è un tale esempio, la discussione del Tempio in Antis, presa da Vitruvio, da libro, terzo libro, capitolo 1. C'è un passo che legge, in cui si legge, qui ho messo in latino anche la traduzione italiana. In Antis si dice un tempio il quale abbia nella facciata le anta delle pareti che circondano la cella e nel mezzo due colonne. Si sa, che il Tempio in Antis è di questa forma. Qui si vede qui la cella e poi un portico davanti con ante quadrate qui e due colonne fra di loro. Fra Giocondo, che non ha mai visto un tempio in Antis, ci offre nella sua edizione di Vitruvio, pubblicata a Venezia nel 1511, una sua interpretazione, che si vede qui. Il testo non fa menzione di un portico incassato, e quindi Fra Giocondo ha disegnato una cella con le anta sulla facciata e due colonne nel centro. Oggi si sa che è una ricostruzione sbagliata, ma come interpretazione del testo è perfettamente ragionevole. La sbagliata interpretazione dei testi, che deriva dall'ambiguità, spesso aveva conseguenze non solo per studi antiquari, ma anche per la storia dell'architettura rinascimentale e la sua gamma di forme. Torniamo al Tempio Ariostilo. E qui un altro passo vitruviano. Etipsarum aedium speciae sunt varicae, varicephalae, humiles latae. Significa: templi di questo tipo sono bassi, poco alti e larghi, con teste e frontespizi pesanti. Allora, sembra
nel Rinascimento c'era una lettura diversa del testo. La parola species, che significa tipo, tipi, era spesso legata ai tipi di colonna. È una parola che si usava con il significato di colonna. Una lettura alternativa sarebbe sostituendo colonna per la parola species. Le colonne di questi templi sono bassi, poco alti e larghi, con teste pesanti. Questa è l'interpretazione di Fra Giocondo, nella sua edizione del 1511. Fra Giocondo ha disegnato le colonne indicate nella annotazione, quale baricefala, con un fusto arrotondato e largo in basso, che si vede qui. Questa idea probabilmente aveva un'influenza sullo sviluppo di un tipo di balaustro che diventava sempre più popolare dal secondo decennio del Cinquecento in poi, che si vede qui sulle scale di Palazzo Senatorio a Roma, disegnate da Michelangelo. E per di più è da notare che la balaustrata non esisteva come forma di parapetto in antichità, quindi queste idee, questo studio di Vitruvio ha prodotto una forma che diventava molto usata nel Rinascimento, anche se non era mai una forma classica. Quando usato in balaustro, questa forma di balaustra stessa faceva parte della forma del candelabro, quindi esisteva come una forma, no, ma non usata mai in questo modo in antichità. C'erano anche grossissimi problemi in studiare gli edifici stessi. Le rovine erano spesso in uno stato di degrado, sicché era difficile interpretarli. Ma gli architetti hanno accettato la sfida e prodotto ricostruzioni. Ricostruzioni che hanno spesso avuto una grande influenza sui modi in cui queste strutture erano interpretate. Qualche volta queste ricostruzioni erano capricciose, quale la ricostruzione del mausoleo di Adriano pubblicato da Antonio Labaco nel 1552 con una tipa di lanterna che assomiglia molto ai progetti per San Pietro in Vaticano. Un altro problema si trova nel rapporto fra lo studio dei testi e il modo in cui gli edifici furono interpretati e disegnati. I precetti che si derivavano dai testi antichi erano sovente così forti che qualche volta hanno influenzato il modo in cui le antichità furono disegnati. Quindi la teoria aveva un'influenza su le rovine stesse. Fra i molti esempi,
Prendiamo l'esempio del disegno dell'interno del Pantheon fatto da Francesco di Giorgio Martini, che si vede qui è confrontato con un'immagine settecentesco del Giampaolo Pannini, solo perché si vede un insieme molto chiaro in questo quadro. Francesco Di Giorgio Martini ha trasformato l'interno dell'edificio in un modo da conformare con i precetti fondamentali che si poteva trovare nel testo di Vitruvio. Ha reso l'edificio, secondo lui almeno, più perfetto. Nell'edificio disegnato da Francesco Di Giorgio, il cassettone della volta che nel tempio, come è costruito, sono distribuito in cerchi di 28, e nell'edificio antico che non corrispondono agli assi del piani sottostanti, tranne sulle aste principali. Qui nel disegno del Francesco di Giorgio, lui disegna l'edificio in un modo in cui esiste una corrispondenza fra i cassettoni e l'edificio sottostante. Ad esempio, le paraste del terzo piano sotto la volta sono in asse con i costoloni della volta, seguendo il precetto di sovrapporre vano su vano e solido su solido. Nell'edificio originale non esiste questa corrispondenza. Quindi Francesco Di Giorgio ha fatto più perfetto, secondo l'estetica antica, il Pantheon. Di più, Francesco Di Giorgio ha introdotto un altro piano, un piano in più che non esiste nell'edificio, un piano che corrisponde all'arco dell'abside. Il motivo per l'introduzione di questo piano è perché a lui non piaceva il modo in cui gli archi al di sopra dell'abside assiale e l'entrata tagliano le paraste. Che si vede bene nel quadro di Panini, tagliano le paraste, così negando le loro funzioni. Quindi ha introdotto un altro piano per ovviare questo problema di seguire perfettamente le regole vitruviane. C'era un altro problema, il problema di identificare edifici antichi e associare un edificio con un edificio menzionato nei testi antichi, o anche il problema di identificare anche la funzione degli edifici. Architetti e antiquari spesso hanno avuto il problema di questo genere. È un problema esacerbato dalle difficoltà di riconoscere tipi di edifici secondo la loro funzione. Desidero prendere l'esempio del tempio.
Per noi, anche se ci siano vari tipi di tempio tempio antico, il tempio tipico antico è un edificio quadrato, quale la Maison Carrée a Nîmes in Francia. Questa immagine mentale di un tempio antico deriva in parte dalle discussioni vitruviane dei templi. Egli descrive i vari templi quadrati. Inantis, prostilo, anfiprostilo, perittero, dittero, pseudodittero, in inglese è hypothrall, non sono sicuro come si dice hypothrall in italiano. Allora, include anche nella discussione Vitruvio, templi circolari. Descrive un tempio monoptero, cioè un tempio con un cerchio di colonne senza cella, e poi un tempio circolare perittero, un tempio con un perittero di colonne con dentro una cella circolare. Ma quando lui discute questi tempi circolari, sono descritti alla fine della discussione come quasi aggiunto perché lui ha dimenticato di includerli nella parte, della parte della discussione dei templi, molto in fondo, della discussione. Quindi, leggendo solo Vitruvio, qualcuno deriva un'immagine del tempio che è un tempio quadrato. Un'osservazione importante però è che questa visione di antichi templi, come per di più edifici quadrati, non era condivisa dagli architetti e pittori del Quattrocento. Per loro, templi antichi erano a pianta centrale, esclusivamente. Come si può desumere da quadri come questo, Apollonio di Giovanni, Enea, Acate nel Tempio di Giunone a Cartagine. Ci sono molti esempi che vi mostro. Jacopo del Selaio, Vita di Sicche, Maestro di Maradi, Tempio di Apollo, Tempio di Venere, dalla Ipeneurotomacchia Polifili. Ok, ma questa immagine del tempio antico nel 400 è condiviso spesso dagli antiquari stessi, non solo dagli architetti e i pittori. E vi mostro un'incisione fatta nel 1514 per illustrare un libro su Nola di Ambrogio Leone, in cui tutti i templi sono a forma a pianta centrale.
Solo nel Cinquecento emergono immagini dipinti di templi quadrati. Allora, su questo sfondo di letture giuste, talvolta giuste, ma spesso sbagliate, di ricostruzioni fantastiche, di idee fortissime, che dominava la coscienza collettiva, che dobbiamo studiare il codice Conair. Quindi il codice Conair è stato prodotto contro questo sfondo. Prima di guardare i disegni stessi, dobbiamo indagare quale tipo di libro è e di chiederci cosa possiamo trovare delle sue origini. Dal 600 in poi, i disegni del codice Conair erano attribuiti a un certo Andreas Conair, uno studioso tedesco del sedi, del XV secolo. È uno spaglio, come vedremo. Lo spaglio derivava da una lettera firmata da Conair, inclusa fra i disegni che accompagnava il disegno di una meridiana antica, e anche in parte dal dorso del libro, dorso fatto nel 600, in cui si legge Architect civilis Andrea Coneris. Ok, quindi il proprietario del libro nel 600 ha aggiunto questo nome al libro e da questo punto in poi diventava l'autore del libro. La lettera è questa. È stata fermata da Andreas Conair. È inclusa fra i disegni del libro. Il proprietario seicentesco del codice, Cassiano dal Pozzo, trasformò il codice in un album intorno al 1630. E l'errore dell'attribuzione fu perpetuato da Thomas Ashby nella pubblicazione del codice nel 1904. Solo nel 1975, grazie alle ricerche di Tilman Wunsiedel, fu stabilito il vero autore. Un certo Bernardo della Volpaia, architetto associato alla bottega di Antonio da Sangallo il Giovane. Wunsiedel stabiliva che lo stile, convenzioni e il ductus della penna erano identici a una serie di disegni autografi di Bernardo. Allora, questo Bernardo ha fatto questo libro, ma quando? Per quanto riguarda la datazione del
del codice, è possibile dire che fu fatto dopo il 1 settembre 1513, la data indicata sulla lettera di Andreas Colmer, che si vede qui. Una data di produzione del tardo 1513 e 1514 è indicata da altri indizi. Parecchie sono collegate a scoperte archeologiche. Un disegno ricorda la scoperta di una porta antica che dice "Reperta circa Palatium Titi et Vespasiano, anno domini 1513", che si vede qui. E su un altro qui un disegno di un obelisco è indicata la data in cui fu scoperta. In fondo qui la data di anno domini 1512. Il codice contiene anche disegni di edifici moderni, databili allo stesso periodo, a 1513-14. Un disegno che porta l'iscrizione Antoni Sangalli, cioè Antonio da Sangallo il Giovane. È probabilmente un progetto per il portale di Palazzo Baldesini di 1514. Qui si vede il portale di Palazzo Baldesini. La trabeazione è identica a questo disegno, la parte sola che è diversa è la forma del capitello. Quindi è probabile che è una copia del disegno, un progetto scartato in parte da Antonio da Sangallo il Giovane. Per di più, sulla base di un suggerimento avanzato da Gustavo Giovannone, una sagoma che si vede qui, codice con Rashpi 70, può essere identificato come il pozzo del chiostro del convento di San Pietro in Vincoli, un pozzo che secondo Vasari fu disegnato da Antonio da Sangallo il Giovane, e che porta gli stemmi del committente Leonardo della Rovere e Papa Giulio II, che morì il 21 febbraio 1513. E c'è un teatro effimero costruito su Campidoglio, disegnato nel codice Conair. Fu fatto in settembre di 1513. Quindi ci sono molte cose che datano da 1513 in poi, no, fino a 1513. L'osservazione più significativa, però, è che anche se ci sono molti edifici moderni inclusi nel codice, non vedono disegni o progetti
databili dopo 1514. È anche importante notare che il codice contiene molti disegni copiati da Michelangelo, probabilmente intorno al 1516 oppure 17. E a questo punto il codice esisteva. Tutto ciò suggerisce che i disegni furono fatti tutti in un arco di tempo relativamente breve, entro 1513 forse, o 14, fino all'ultimo punto di 1516, ma probabilmente il progetto, come vedremo, si finisce in 1514. Adesso discutiamo la forma originale del codice. Il libro dei disegni, universalmente noto come il codice Conair, non è più un codice, è un album. Il codice veniva nella possessione di Cassiano dal Pozzo e egli, notando che molte pagine erano vuote, aggiunse altri disegni, commissionati da lui a un'equipe di disegnatori che usava per creare il suo famoso museo cartaceo. Ma a un certo punto ha deciso di smontare il codice per aggrandirlo, montando ogni foglio in un foglio più grande, e di rilegare tutti di nuovo. Qui si vede il montaggio dei disegni che esiste oggi nel museo di Johnson a Londra. Ogni disegno qui è visto in questo disegno, è stato fotografato contro la luce e si vede ambedue i lati del foglio, ma si vede la grandezza del foglio seicentesco. Ma nonostante la sua distruzione, è possibile, entro certi limiti, ricostruire la forma originale del codice. Innanzitutto, è chiaro che il codice era più piccolo che l'odierno libro. In rimuovere digitalmente il montaggio e i disegni seicenteschi, si può arrivare a un'immagine pressoché chiara del libro originale. Era un libro in formato quarto. E si vede, e vi mostro una serie di pagine di come apparivano le pagine nel Cinquecento. Ok.
Un'altra osservazione importante è che il cosiddetto codice, fosse in origine due codici. Questa conclusione si deduce da due osservazioni. La prima è che i numeri scritti su ogni foglio furono aggiunti prima del smontaggio del libro nel 600, perché alcuni numeri sono nascosti nel montaggio seicentesco, che si vede qui. Questo è il numero del foglio che è in parte nascosto nel montaggio seicentesco. E anche perché i numeri non seguono nella presente montaggio una sequenza perfetta. Quindi i numeri rappresentano la numerazione dei libri prima della trasformazione seicentesca. La seconda osservazione è che la numerazione dei fogli corre in due sequenze. Uno a 99 e 6 a 34. Due sequenze parallele che è quasi inimmaginabile in un singolo libro. Quindi è probabile che il codice era in origine in due volumi, che erano in ogni altro rispetto identici. La stessa carta, le stesse dimensioni dei fogli, lo stesso disegnatore, lo stesso modo di tagliare gli angoli delle pagine nella forma di una curva, come si vede qui. Anche se la numerazione non era originale, dal momento che la scrittura non è di Bernardo della Volpaia e l'inchiostro è diverso, non di meno è probabile che fu aggiunto quando era ancora nella forma di due libri. Da tutto questo si può supporre che questi numeri ci provvedano con un probabile indicazione della sequenza originale dei fogli. La numerazione dei fogli ci permette di stabilire tra altre cose, quanto dei codici sopravvive e quanti fogli sono mancanti. Del primo volume, cioè del codice che corre da 1 recto a 99 verso, mancano 20 fogli, quindi 20%. Del secondo è più difficile dire, manca almeno 12 fogli su 34. Ma è importante da notare che un volume di solo 34 fogli risulterebbe un libro relativamente sottile e che pertanto manca, probabilmente mancava altri fogli con numeri più alti di 34. La questione di che cosa è successo ai fogli mancanti è impossibile a verificare, ma è possibile avanzare un'ipotesi. Si sa che i due codici originariamente contenevano fogli vuoti. Questo si sa perché vari disegni seicenteschi inserite nel codice su richiesta di Cassiano dal Pozzo,
furono disegnati su foglie dei codici che originariamente erano completamente bianchi su ambedue i lati. Questa è un'immagine uno dei disegni seicenteschi introdotti nei codici da Cassiano dal Pozzo. Questo fatto, l'idea che erano prima del 600 molti fogli vuoti, ci conduce a proporre che i fogli mancanti erano anche vuoti e che erano scartati quando Cassiano dal Pozzo decise di creare una forma più monumentale per i codici. Quindi i due codici mancano almeno 32 fogli, cioè 64 pagine, probabilmente tutti bianchi. E dei fogli che sopravvivono, altri 38 pagine sono vuoti. In tutto 102 pagine, più di un terzo dell'insieme, erano vuoti. Perché è importante questo? Allora, quest'idea è importante per chi ci dà informazioni sulla storia del volume. Suggerisce che il progetto di creare un raccolto di disegni architettonici non fu terminato da Bernardino della Volpaia. L'ipotesi che il progetto fu abbandonato è anche suggerito dai disegni stessi. Uno degli esempi si trova nel secondo dei due codici. Oh, qui, posso darvi un esempio di una serie di pagine tutti vuoti. Foglio 18 aveva un'immagine mancante, una pagina in parte mancante, 19 è tutto mancante, foglio 20 in parte mancante, e così. Allora. Nel secondo dei due codici, ci sono queste due pagine. Nella pagina a sinistra, Bernardo ha messo un disegno di un vase in un angolo del foglio, aspettando un momento in cui aggiungerebbe altri disegni di basi. Questo diventa più evidente quando ASP 135 è confrontato con ASPI 30, 136, una pagina completa di basi. Quindi questa è una pagina non finita. E ci sono molti altri esempi qui. ASPI 74 mostra un capitello dorico, ma qui si vede misure per la trabeazione che non è mai stato disegnato. Se è stato finito il disegno, risulterebbe un po' come ASPI 75. Adesso desidero affrontare il modo in cui il codice Cornèr fu realizzato.
È importante discutere questo perché ci dice molto intorno alla probabile funzione. La carta usata per i codici è dello stesso tipo, dappertutto, e fu fornita dalla stessa fabbrica di carta. È importante, scusate. Ogni filigrana che si trova nei codici è dello stesso tipo, che suggerisce che la carta fu comprata dalla stessa fabbrica e forse, ma non, questo non è una cosa che possiamo sapere in un singolo acquisto. Da questa osservazione si può desumere che la carta fu usata da creare un libro e che dopo la creazione del libro, un taccuino, i disegni furono aggiunti da Bernardo della Valpaia. Questo è un certo senso sembrava ovvio, ma questa ipotesi deve essere scartata. Non è così, non era così. Sembra che i codici furono fatti in un modo diverso. È evidente che i disegni furono preparati prima di essere rilegati. Questo è evidente da certi disegni, in particolare il disegno delle terme di Diocleziano. È un doppio foglio al centro di un fascicolo e si può vedere dal centro della pagina la cucitura qui del fascicolo. E questo disegno ci mostra che le linee delle pareti sono disegnate perfettamente con un righello e corrono attraverso la cucitura senza intervallo, perfettamente. Un risultato impossibile quando un libro è già rilegato. Qui la cucitura e qui le linee che corrono perfettamente attraverso la cucitura. La stessa cosa si trova altrove nei codici. Un altro disegno al centro di un fascicolo è il disegno delle terme di Caracalla, e qui si vede la stessa situazione. Sarebbe impossibile disegnare una colonna così dentro la cucitura. Altri disegni ci aiutano a arrivare alla stessa conclusione. Molti dei disegni sono fatti con cura in prospettiva e spesso con un punto di fuga che si trova fuori del perimetro del foglio.
Disegni, ad esempio qui, questo è l'arco di Settimio Severo, e qui mostro la forma della prospettiva, la struttura, la geometria della prospettiva. Disegni di questo tipo sono difficili a produrre in un libro in cui il livello della pagina è molto più alto rispetto alla superficie del tavolo. Anche se non è impossibile, è non di meno molto più difficile a fare. Bisogna tenere il libro in una posizione fissa e alzare il livello del tavolo rispetto alla pagina, eccetera. Un altro esempio si trova qui, dettagli del Colosseo, e qui la geometria della prospettiva. È importante enfatizzare che benché i disegni fossero preparati prima della rilegatura, era sempre l'intenzione, sin dall'inizio, di rilegarli in un libro. I motivi che permettono tale conclusione sono che, primo, i fogli sono tutti uguali in grandezza. Secondo, i disegni, come già menzionati, furono prodotti in un breve arco di tempo. E terzo, che i modi di rappresentazione e le convenzioni sono uguali dappertutto. E ogni foglio è divisa in due, in una composizione che implica la creazione di un libro. Fino a questo punto abbiamo un'immagine di un paio di codici fatti in un breve arco di tempo, intorno agli anni 1530-1540. In un periodo di lavoro intenso, come parte di un singolo progetto di creare una raccolta di architettura antica, che conteneva anche i migliori esempi di architettura moderna. Si sa anche che il progetto fu abbandonato prima di essere finito. In questi rispetti, i codici erano molto diversi dai libri di disegni realizzati da Giuliano da Sangallo, ad esempio, i cosiddetti Tacquino Senese e codice barberiniano, che furono realizzati attraverso decenni e non in un periodo breve. Secondo me è lecito proporre che il codice Conair fu una commissione da parte di un ricco committente. Allora, il committente chi era? Un candidato quale committente è difatti nominato nel codice stesso. Egli è Bernardo Rucellai, uno dei più rinomati antiquari dell'epoca. Stranamente, il suo legame con il codice non è mai stato discusso. A lui è indirizzata la lettera scritta da Andreas Conair, che accompagnava la Meridiana antica, il disegno della Meridiana antica. Vale la pena di notare che la lettera e il disegno rappresentano un punto di contatto
fra Rucellai e Bernardo della Valpaia, perché la lettera e il disegno furono ovviamente nella possessione del Rucellai, e quindi Bernardo della Valpaia doveva chiedere a Rucellai permesso di designarlo. Anche documentato è un legame fra Bernardo Rucellai e la famiglia della Volpaia. Il fratello di Bernardo della Volpaia, Lorenzo, un esperto in costruire macchine idrauliche, fu consultato da Rucellai riguardante problemi idraulici. Quindi, secondo me, Bernardo è un buon candidato come committente. Nato a Firenze nel 1448, era figlio di Giovanni Rucellai, celebre committente di Leon Battista Alberti. E aveva un chiaro interesse in architettura, un interesse tramandato dal padre. Nel 1471 fu, cioè il Rucellai, guidato da Leon Battista Alberti fra le rovine di Roma. E 3 anni più tardi, nel 1474, dimostra la sua conoscenza dell'architettura antica in scrivere una lettera a Lorenzo dei Medici, il Magnifico, suo cognato, con le sue idee per una villa all'antica. Questo interesse da parte di Rucellai in architettura antica culminava in un suo libro scritto da lui negli anni 1502, fra 1502 e 1505, sulle antichità e topografia di Roma, intitolata De Urbe Romae, un libro che rimase in forma manoscritta. Un altro motivo per avanzare Bernardo Rucellai quale committente è il fatto che il codice Conner è rimasto incompleto, dal momento che Bernardo Rucellai morì il 7 ottobre 1514. Questo fatto spiegherebbe i motivi per l'abbandono del progetto da parte di Bernardo della Volpaia. A questo punto, con la morte del putativo committente, Bernardo aveva quasi 400 disegni e decise di rilegare i disegni ancora sciolti, ma di smettere di produrre nuovi disegni. L'ipotesi che i codici furono prodotti per un ricco studioso dell'antichità è rafforzata da qualche ulteriore osservazione. Tutte le annotazioni sono in latino, anziché italiano. Non sempre un latino buono, ma un latino non di meno. Annotazioni in latino sono rare fra i disegni architettonici. Esistono, ma sono rare. E anche se Bernardo Rucellai non era il committente, l'uso del latino suggerisce un'udienza colta. Quindi è probabile che è stata una commissione di un antiquario.
È anche probabile che il committente fu fiorentino, perché dice sulla prima pagina che tutto è misurato nel braccio fiorentino, come indicato qui, brachium, brachis florentinis, qui. Adesso desidero affrontare il problema, la questione dell'organizzazione delle materie. I libri di disegni più antichi del Rinascimento italiano in genere non seguono un sistema nella loro organizzazione. Certo, ci sono pagine di capitelli e basi raccolti in un insieme, ma di solito non sono distribuiti per i libri in un modo sistematico. Una pagina del codice barberiniano ci mostra una mescolanza di disegni. Si vede due pianti di edifici antichi, la Basilica di Masenzio, poi un altro edificio che si dice di Foro Boario qui, poi un vaso, una trabeazione grande. È un dettaglio di una modanatura qui. Codice Corner è diverso. Anche se il sistema non è perfetto, ha non di meno un sistema. Tutti i disegni sono suddivisi secondo il modo di rappresentazione. Fogli 1 a 25 sono di piante. Foglio 26 a 56 sono di alzati e sezioni. Poi fogli 57 a 63 sono dettagli di trabeazioni doriche. Poi 63 a 85 altri dettagli, questa volta di trabeazioni ioniche o corinzie. E 86 a 94 dettagli di capitelli e imposte. E poi 95 a 99 dettagli di basi. Quindi andiamo dall'inizio del libro, da visione dell'insieme degli edifici, a in un modo in cui si vede sempre i parti più piccoli degli edifici. Nel codice si vede anche un approccio a disegnare gli edifici in un modo quasi scientifico. Il codice mostra un approccio molto diverso da altri disegni dell'epoca.
Desidero confrontare il modo scelto da Giuliano da Sangallo e Bernardo della Valpaia, probabilmente sulla parte del committente. Ok. E vediamo qui l'arco di Tito. Giuliano da Sangallo, nel suo codice barberiniano, in disegnare l'arco di Tito, ha prodotto una ricostruzione dell'insieme. Sembra un edificio perfetto senza problemi di degrado. E molte delle parti sono inventate. E questo approccio è soprattutto un approccio di un architetto che voleva modelli di architetture antiche da usare quando disegnava progetti nuovi, edifici nuovi. L'approccio che si trova nella codice Conair è diverso. Quando Bernardo della Valpaia disegnava l'arco di Tito, non si vede un edificio completo, non si vede gli angoli dell'edificio, solo una parte centrale e manca molto. Perché ha scelto questo approccio? L'arco di Tito, nell'epoca rinascimentale, era rimasto in piede solo in parte. E le parti sono evidenziate nel disegno di Martin van Heemskerk, nell'immagine sulla sinistra. E le parti che si potevano vedere in quell'epoca sono le parti che Bernardo della Valpaia ha incluso in suo disegno. Lui ha trascurato le parti che non si vedevano, che non esistevano, che sono stati distrutti. È un approccio, credo, ma non sono assolutamente sicuro, che è un approccio nuovo, che risulta in disegni più precisi, più accurati nel ricordare gli antichi monumenti. Nel Colosseo, nei disegni del Colosseo, si vede lo stesso approccio. Questi sono le pianti del Colosseo. E comincio con la pianta principale, la prima pianta che è inclusa nel codice. Che si vede qui. È una pianta quasi completa, ma si vede nell'arena che una parte dell'edificio non è stata inserita. Si può avanzare un argomento forse che è perché il disegno non è finito, ma in questo caso credo che questa parte dell'edificio è stato ignorato perché non era una parte dell'edificio che non si vedeva bene e non si poteva stabilire la forma esattamente. Quindi per questo motivo è stato ignorato, trascurato.
è la parte in un confronto con una pianta del Colosseo moderno. Si vede la parete intorno all'arena, una forma complessa che è stato ignorato nella pianta del Codice Conair. E questo approccio nel Codice Conair si trova in altri disegni del Colosseo. Questo problematico muro intorno all'arena è solo disegnato in parte in questo disegno di un quarto dell'anfiteatro. Quindi voleva Bernardo o il committente di produrre un'immagine dell'edificio. Il più preciso possibile. Questo insistenza su il preciso è rilevato anche nella geometria usato da Bernardo per costruire questa pianta. Vede che, come tutti gli anfiteatri romani, la forma del anfiteatro è basato su una forma ovata, e in questo caso c'erano quattro cerchi, due piccoli e due di cui si vede solo uno, due grandi, che per produrre la forma dell'arena. E i due cerchi più piccoli sono, come si vede qui, molto separati uno dall'altro. Assomiglia da vicino la forma dell'anfiteatro, come si vede nei disegni moderni, come la geometria della pianta è molto, molto, molto accurato. Questa è la geometria del Colosseo, usando una pianta moderna. Questa attenzione a dettaglio, alle cose piccole, era una cosa fondamentale nel codice. È interessante confrontare la geometria usata da Bernardo della Volpaia con altri disegni prodotti più tardi. Si sa, prima di co questo confronto, si sa che Bernardo ha usato una serie di disegni prodotti nel 1513 qui dalla bottega da San Gallo. Questa è la forma dell'anfiteatro che si vede nel codice barbariniano. Ha la stessa geometria, è uguale. Quindi Bernardo usava i migliori disegni dell'epoca per copiare in questo nuovo libro. E lui, questi disegni erano più informati, più accurati anche di disegni prodotti
nel periodo posteriore. Ad esempio, se si confronta i disegni del San Gallo e di Bernardo della Valpaia con l'immagine di Sebastiano Serlio, che nel suo terzo libro del Trattato si vede che Serlio ha prodotto un'immagine dell'anfiteatro con una geometria tutto sbagliato. I cerchi piccoli non sono separati qui, ma si intrecciano qui e quindi ha prodotto un'immagine della pianta del Colosseo con la forma dell'arena tutta sbagliata. Lo stesso sbaglio succede anche nei disegni di Palladio. Che ha seguito l'idea di Serlio. Quindi anche 34 anni più tardi, Palladio ha fatto disegni sbagliati. Quindi lo sviluppo delle idee, dei sbagli, osservazioni accurate, non sviluppavano in un modo consistente attraverso il 500. Erano passi avanti e passi indietro. E si può dire che per di più il codice Conair sta fra i più accurati, i più precisi di questi tentativi di ricordare le architetture di antichità. Quindi, da concludere, desidero dire che Codice Conair, spero che ho stabilito che il codice era una commissione fatta per un antiquario. Forse questo antiquario era Bernardo Lucellai. Era un progetto che è rimasto incompleto. L'importanza del codice è in stabilire un sistema per l'organizzazione dei materiali. È di stabilire un approccio nuovo in ricordare edifici antichi senza ricostruirlo, anche se ci sono esempi di ricostruzione dentro, ma molti disegni ovviare l'idea di ricostruzione. E questa idea di ovviare ricostruzione è forse tipico più di una mentalità antiquaria che architettonica. E con questo finisco. Grazie a tutti. Grazie, grazie tantissimo Paul, veramente molto 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 interessante e anzi anche molto nuovo perché appunto questa idea di Bernardo Lucellai mi sembra ben, come dire, sostenuta dalle argomentazioni e anche molto credibile. Ora, se qualcuno vuole fare domande, io avrei delle domande da fare a Paul, ma se c'è qualcuno di voi che vuole fare domande può intervenire direttamente, basta che accende il microfono. Sì, professore, io avrei una curiosità. Ne avrei tante in realtà, però pian piano ha risposto a varie mie riflessioni. Ma vorrei chiederle, la originalità di questo lavoro deriva da una, diciamo, può derivare da una scelta dell'autore in particolare? Era stato, per esempio, lasciato libero di avere queste accortezze, diciamo, maggiori o piuttosto da un'intenzione della committenza iniziale nel voler creare un lavoro abbastanza innovativo e
e quindi che offrisse appunto degli spunti nuovi, perché di fatto gli altri disegni che ci ha mostrato come confronto, è vero che per alcune questioni tecniche non sono corretti, ma evidentemente la finalità di quei disegni era un'altra, magari, il fatto di mostrarli piuttosto, mostrare i monumenti nella loro completezza, rispetto invece a questo codice che sembra, anche nell'assenza di chiaroscuro, nell'assenza di altri riferimenti, un'intenzione puramente tecnica. Solo questo, la ringrazio. Grazie per la domanda. È molto difficile dire se era il committente o l'architetto che ha scelto questo, perché non c'è l'evidenza. C'è soltanto il suggerimento che questo approccio è diverso da l'approccio degli architetti per di più. Quindi credo che l'idea fondamentale è del committente, ma nella produzione forse ci sono delle imperfezioni, ci sono dei sbagli introdotti da Bernardo, anche perché lui ha prodotto questo lavoro in un breve periodo, in un molto breve periodo. Quindi lui non ha visitato tutti gli edifici che ha disegnato, non era possibile. Invece lui ha trovato disegni secondo altri che sono forse i più precisi, e lui ha usato questi disegni per produrre nuovi disegni. Quindi lui poteva, allora, si può immaginare che lui, nella procedura di copiare questi disegni, ha introdotto elementi che non sono precisi. E questo è un problema. E succede qualche volta, ad esempio, nel disegno della cosiddetta Tempio di Minerva Medica, il disegno è in parte basato sul codice barbariniano. Le misure sono le stesse del codice barbariniano, ma ci sono elementi diversi nella forma dell'edificio, ad esempio. E ci sono una parte in fondo che è davvero inventato. Quindi è difficile stabilire il vero rapporto fra questo disegno e il codice barberiniano. E potrebbe essere che il disegno barberiniano è stato copiato da qualcuno, modificato da un altro architetto in guardare l'edificio stesso, e poi questo disegno è stato il disegno usato da Bernardo della Volpaia in produrre il codice. Quindi ci sono molte cose che non sappiamo. Certo. È sempre problematico in questo caso. Non, anche quando un disegno sembra derivare da un codice come il codice barberiniano, non siamo del tutto certi che è la fonte vera. Certo, ci può essere un passaggio, diciamo, cioè può essere una copia che poi a sua volta è stata copiata da Bernardo della Volpaia, e questo credo che anche in altri casi si verifichi, no? Che Sì. non si può dire. E dunque, io
Vorrei proprio intanto comincio da questo, da ricollegandomi a questo. Allora, noi abbiamo un'idea di qual è la percentuale di disegni che Bernardo ha fatto direttamente sul posto, cioè c'è qualcuno sicuramente è andato a fare qualche rilievo. Hai idea di quale possa essere questa quantità di disegni fatti, diciamo, rilevando direttamente e quanti invece siano basati su altri disegni, cioè c'è questa possibilità. È molto è quasi Vai. impossibile dire, Sì. perché anche se lui era un esperto in produrre disegni di questo genere, disegni, come si dice, surveyor, in italiano, surveyor. Per stabilire la forma della topografia. Lui, come mestiere, faceva questo tipo di lavoro, ma sembra che tutti i disegni derivano da altri disegni. Il problema è che non si sa se i disegni di cui derivano questi disegni del Conair erano prodotti da lui stesso o da qualcun altro. È possibile perché quando si questi disegni sono disegni fatto con cura nello studio. Non sono disegni fatti davanti all'edificio. Quindi, Certo, è chiaro, però qualche misura forse la prendeva prima di fare il disegno, oppure no? Questo mi chiedo. anche questo è difficile dire. Certo. Io, secondo me, perché credo che questo progetto è un progetto veloce, credo che non prende i disegni lui stesso. Le misure derivano da altri disegni e lui ha fatto una calcolazione, ha tradotto il palmo romano oppure il piede romano in braccia fiorentine, ma con una calcolazione matematica. Questi disegni non c'è, non ho trovato nulla nei disegni, fra i disegni, che indica che lui ha fatto il disegno lui stesso. Ho capito. Per esempio, però, questa pianta del Colosseo, che a quanto ho capito è la pianta più precisa che sia mai stata fatta nel 500, e come ha fatto a farla, se non prendendo qualche misura? Allora, lui ha usato una serie di disegni che sono stati fatti da questo si sa, nel 1513 dal Bottega di San Gallo esiste questa serie di disegni che ora disegni che ora non sopravvivono, tranne alcune copie che sono inseriti nel codice barberiniano da Francesco da San Gallo. Quindi Sì, ho capito. lui usava sempre i migliori esempi del genere. Sì, poi forse. Ci sono altre cose interessanti che indica. Posso Sì, certo. mostrare la presentazione di nuovo? Si può vedere la presentazione? Sì, c'è ancora. C'è ancora? Ok. Allora.
Questo disegno qua. Ok. Sì. Questo disegno, no, comincio con questo. Qui, nella sezione del Colosseo, si vede chiaramente una serie di scale. Qui. Queste scale, sono di grande interesse in un certo senso, perché non rappresentano una sezione, ma rappresentano tre sezioni. Perché quello che si vede qui, sono tre di questi elementi del Colosseo. Si vede questa scala qui, si vede il cursor, si vede questo. Ok, si vede questo gruppo di scale, queste tre scale qui. Sono rappresentate in questo disegno qui. E lo spazio è stato messo insieme. Queste scale, questo approccio di disegnare deriva originariamente da questo disegno nel codice barberiniano, dove si vede tutte le scale di tre sezioni messo l'uno sopra l'altro. Quindi è un modo, non è un modo ovvio da farlo. No, sì. È chiaro che Bernardo usava in questo disegno, forse non questo disegno, ma il disegno da cui questo disegno deriva. E questo credo che sia il modo di raccogliere informazione che usava Bernardo. Quindi praticamente tu pensi che i disegni siano tutti frutto di una diciamo, lavoro di raccolta e di miglioramento e di copia di disegni che esistevano e che Bernardo ha consultato e ha messo insieme per poi farne questo codice. Così, quindi. Poi Appunto, sì. dobbiamo anche pensare, credo, che i disegni che che Bernardo aveva a disposizione sicuramente sono molti di più di quelli che noi adesso sappiamo, perché appunto noi sono rimaste solo delle copie, eccetera, ma forse ce n'erano anche altri sui quali si è basato. Ma tu sostieni che sostanzialmente il Bernardo non è mai andato sul posto a prendere le misure, ha sempre lavorato sulle misure che hanno preso altri, diciamo così. Allora, non direi che lui non è mai stato agli edifici antichi per misurarli, perché lui si sa che Bernardo faceva anche come mestiere, ma per questo progetto credo che è basato su altri disegni. Perfetto. Ci sono altre domande per il professor Davis? Io, se no, te ne avrei anche qualcun'altra. Qualcuno? Allora, un'altra questione che invece è completamente diversa. Una volta finito questo album, a un certo punto è stato finito, probabilmente dici tu, perché è morto Bernardo Uccellai, quindi a quel punto si è chiuso il progetto e il codice è stato fatto, diciamo così, o i codici probabilmente. A quel punto, come si diffonde? Come fanno tanti, per esempio Michelangelo, ad averlo tra le mani? Cioè, che succede del codice? Questo è
non ci sono, non c'è, non è documentato, questo è il problema. Ma c'è un, esiste, si sa che Michelangelo aveva un rapporto con Bernardo della Valpaia, documentato. Quindi è possibile che Michelangelo ha chiesto a Bernardo da copiare, perché ci sono più o meno 100 disegni di Michelangelo che sono copie di questo libro. Quindi è probabile che il libro esisteva forse a Roma, dove abitava Bernardo della Volpaia in questo punto. È stato copiato da Michelangelo quando Michelangelo era a Roma negli anni 16-17. Da questo punto in poi, la storia dei libri è persa fino al 600. Non si sa da dove Cassiano dal Pozzo ha acquistato questo, i libri. Non è ricordato. Si sa solo che nel 1630, negli anni 30 del 600, Cassiano ha trasformato questo libro. Questo perché, solo perché non è documentato, solo perché la forma del montaggio dei disegni è del tipo che si trova nel Museo Cartaceo di Cassiano dal Pozzo di quell'epoca. È un problema. Vale la pena di seguire la storia della famiglia della Volpaia attraverso il Cinquecento, da provare a stabilire cosa è successo al libro. Poi, dico sicuramente, poi sono state fatte delle copie, però questo libro è un po' circolato nel Cinquecento, perché le copie di questi disegni ci si trovano, Sì. no? Il problema è sempre che non si sa se le copie, tranne Michelangelo, Michelangelo è un caso a parte, che le copie del Codice Conair potrebbero essere copie non del Codice Conair stesso, ma dei disegni che il Codice Conair ha copiato. Questo è sempre un problema. Forse si nascondeva in una biblioteca durante il 500 fino al 600, quando diventò più note, è stato copiato da Francesco Borromini, ad esempio, ma solo quando faceva parte della raccolta di Cassiano dal Pozzo. Va bene. Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Prego. Professore, a seguito della sua riflessione mi chiedevo, parte di questo codice non poteva essere veicolato come si faceva nelle botteghe, ovvero su delle tavole o comunque in maniera non come un vero e proprio testo, ma come degli elementi, delle tavole separate? Quindi sia stato trasmesso proprio come elementi, come tavole di esempio, e quindi non ci sono numerose copie conservate perché non avevano forma di un vero e proprio libro. Questo è. No, il professor Beris ci ha detto che
Sostanzialmente il libro è stato rilegato appena sono finiti i disegni, noi abbiamo visto la rilegatura sul disegno, quindi Sì, no, mi chiedevo se le copie potessero essere state fatte solo dei disegni e quindi non fosse stato veicolato, ci fosse stata la copia rilegata, ma fosse stato veicolato solo in parte con delle copie dei disegni. potrebbe potrebbe essere. Sì, Fossero potrebbe state usate come dei tableau di copia per gli studiosi dell'epoca, quindi la copia unica è rimasta al committente, ma la produzione comunque dei disegni è arrivata. Una cosa interessante è che secondo me il libro è mai stato nelle mani del committente, perché il committente in ogni probabilmente perché Bernardo Rucellai morì nel 1514 e il figlio non aveva degli interessi uguali. Forse non voleva il libro e credo che il libro è rimasto nelle mani di Bernardo della Volpaia, almeno all'inizio. Ma non ci sono delle prove, però. Io ho capito. La tua idea è che è rimasto lì e lì poi probabilmente l'ha visto Michelangelo e poi dopo non sappiamo che altro è successo. Sì. Va bene. Una cosa che è interessante dire è che in sfogliare, si dice, sfogliare le pagine, Sì. è ovvio che il libro è molto molto usato perché la pagina a destra ha l'impronta di delle tantissime dita. Vabbè, se tutti voi studiosi che li avete consultati. Comunque sì, è probabile che sia stato visto molto. Allora, se non ci sono altre domande, io vorrei fare un'ultima domanda al professor Davis. Allora, questo riguarda invece i metodi di rappresentazione, che mi sembra aver capito che non usa diciamo, i metodi suggeriti da Raffaello nella lettera a Leone X, cioè usa spesso la prospettiva o delle specie, addirittura per esempio il Pantheon, una specie di sezione prospettica, addirittura a volo d'uccello, mi pare, dall'alto. Usa sempre queste oppure usa anche gli alzati e proiezione ortogonale. Allora, questa è una cosa interessante che ho dimenticato da menzionare perché non, ma si può vederlo qui, perché si Sì. vede ad esempio questi due archi trionfali. Ci sono due altri qui. E sono rappresentati in un modo comune. Il modo scelto da rappresentare gli edifici è sempre dall'angolo destro, oltre l'angolo destro della facciata. È sempre così, sono in prospettiva, ma sempre da questa posizione. E da cui desidero suggerire che è un modo di rappresentare più adatta a un committente antiquario che un architetto, questo perché in questo disegno si trova un senso dell'insieme. Non deve
era necessario avere una conoscenza del modo di disegnare, di capire sezioni e piante e alzati e da fare, di poter fare un confronto l'uno tra uno all'altro. Questa forma è scelta secondo me per ovviare il bisogno di creare tre disegni di pianta o anche più disegni, che si vede bene l'alzato maggiore, si vede anche l'alzato del fianco dell'edificio, si può dedurre anche la pianta dell'edificio. Quindi un disegno conteneva tutta l'informazione che voleva un antiquario, anche le misure. È tutto consistente, c'è una consistenza nel modo di disegnare gli archi, è sempre lo stesso. La stessa forma, quasi sempre, ci sono esempi. L'arco di Portogallo manca, il fianco, ma l'arco di Portogallo era costruito attraverso il corso, quindi non c'erano fianchi da vedere. Quindi sostanzialmente non è un disegno da architetto, direbbe Alberti, no? No. Nel No, senso è che molto, molto diverso. pittore, quello che Alberti chiama da pittore in qualche modo. Sì. E in questo disegno c'è una cosa interessante, perché in creare questo sistema lui usava probabilmente disegni ortogonali, disegni di vari tipi di creare questi disegni. E lui ha trasformato i disegni originali in questa forma e ha creato qualche volta problema per lui, perché lui in trasformare il disegno dell'arco di Settimio Severo qua ha fatto degli sbagli qui sopra, ha posizionato le parti accanto all'iscrizione in una posizione sbagliata in origine, poi ha Corretto. corretto tutto e ridisegnato gli elementi nella posizione Anche il disegno del Pantheon è abbastanza particolare, non so perché appunto è questa prospettiva dall'alto è che è abbastanza nuova, mi pare, no? abbastanza nuova e lui ha scelto sempre una posizione che crea dei problemi perché di prospettiva. Non ho il disegno qui, purtroppo. No. A questo punto il mio italiano non basta. È troppo difficile spiegare la forma della prospettiva, ma Sì, è volo d'uccello. sì. Noi chiamiamo volo d'uccello, no? Dall'alto è particolare. Va bene. Ringraziamo moltissimo il professor Devi. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Vediamo se riesco a recuperare il disegno del Pantheon. Vabbè. Okay. Qualcun altro vuole fare qualche domanda, professore? Va bene, allora finisce, termina qui la lezione del professor Davis per il dottorato. Facciamo magari qualche minuto di pausa, Paul, se sei d'accordo.